Il presidente eletto del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha iniziato il suo tour delle capitali europee a Roma, in un paese che ha votato contro la sua nomina. Costa è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, e ha affermato che, poiché l'Italia è un paese fondatore dell'UE, è importante sapere e prendere nota delle priorità di Meloni. Al centro del colloquio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, le priorità di azione per il prossimo ciclo istituzionale, a partire dai principali scenari di crisi a livello internazionale e dai temi della competitività e della gestione dei flussi migratori. Sono stati discussi allo stesso tempo i metodi di lavoro del Consiglio europeo con l'obiettivo di valorizzarne ulteriormente il ruolo e l'efficacia. Costa, ex primo ministro del Portogallo, prenderà il posto di Charles Michel come presidente del Consiglio dall'inizio del mese di dicembre. Eu posso dizer, fazemos figas para que rapidamente os processos. Aci Castello Catania. Abbandona in strada la refurtiva. Arrestato in ciabatte tra i bagnanti dai carabinieri un catanese 52enne in trasferta. A seguito di una segnalazione al 112, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Livorno, dove una donna, allertata dal suono dell'allarme del suo garage, affacciandosi al balcone aveva visto un uomo che tentava di rubarle la bicicletta. I militari, in piazza delle scuole, nei pressi della fermata dell'autobus, hanno scorto un uomo compatibile con la descrizione fatta dalla vittima, che, con nonchalance, fingeva di attendere l'arrivo dei mezzi pubblici. Quando i carabinieri gli si sono avvicinati per controllarlo, lui è scappato, lasciando per terra un sacchetto pieno di gioielli e telefoni cellulari, che aveva rubato in altre abitazioni. Mediato l'inseguimento durante il quale il malvivente dapprima ha tentato di rifugiarsi in uno stabile abbandonato dove però è stato raggiunto e poi è addirittura scappato lungo la spiaggia affollata, spogliandosi anche dei vestiti per cercare di nascondersi tra i bagnanti e, infine, gettandosi in mare. Inutili i tentativi dell'uomo di mimetizzarsi tra loro e all'uscita dall'acqua, i militari sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza, quindi a portarlo in caserma. Il 52enne è stato arrestato e, su disposizione dell'autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l'arresto, è stato ristretto nel carcere di Catania di Piazza Lanza. Dopo più di 2 anni di lavori, ritorna al suo originale splendore la statua lignea di Santa Venera, Vergine e Martire, custodita nella chiesa di Santa Venera al Pozzo, oggi inagibile e quindi esposta nella basilica prepositurale San Filippo d'Agira in Aci San Filippo, frazione di Aci Catena. Al restauro, oltre alla partecipazione dei fedeli, ha contribuito la Banca Popolare di Ragusa con una somma di 3.000 euro, nella persona del direttore generale Saverio Continella. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, membri e autorità della comunità locale, insieme alla sindaca Margherita Ferro e ai rappresentanti della giunta comunale. La celebrazione è stata presieduta dall'arcivescovo emerito di Catania e già vescovo di Aci Reale, Monsignor Salvatore Cristina, che ha sottolineato l'importanza spirituale e culturale per la comunità non solo sanfilippota ma anche diocesana. Il culto di Santa Venera, patrona della diocesi e città di Aci Reale, infatti ha le sue radici proprio nel territorio di Aci Catena. Il restauro della statua è stato svolto da Angelo Trovato, che ha riportato alla luce l'antica bellezza dell'opera d'arte. Così il vescovo Cristina si è espresso nella sua omelia. Così come questa statua è stata restaurata con pazienza e maestria, anche noi siamo chiamati a lavorare ogni giorno per restaurare la nostra fede e le nostre comunità. La sua bellezza rinnovata è un segno tangibile della cura e della dedizione che riserviamo all'eredità dei nostri padri. Attraverso questo restauro desideriamo ancora una volta trasmettere la nostra storia alle future generazioni. E ha concluso, Santa Venere, che ha ascoltato la voce del buon pastore, ci ispiri a ricercare sempre la bellezza, la verità e la bontà nella nostra vita quotidiana. In particolare chiediamo a lei il dono della pace. Velocissimamente l'ordine di partenza della Fiera del K1 Junior, metri 500. Sì, abbiamo in acqua 1 la Polonia, in acqua 2 Anastasia, infatti l'Italia, acqua 3 l'Australia, acqua 4 l'Ungheria, acqua 5 la Russia, diciamo le atleti nazionali indipendenti, acqua 6 la Germania, acqua 7 la Spagna, acqua 8 la Lettonia, acqua 9 la Cina. Sono partite le atlete della finale planetaria del K1 Junior, metri 500, con me Dario Merli e Gianmarco Patta. Buongiorno a entrambi, ragazzi. Buongiorno a tutti. Buongiorno.
gara di Anastasia Isabella, gli occhi puntati su questa ragazzina giovanissima, Gianmarco. Sì, giovanissima e oltretutto abbastanza arrabbiata dopo la finale fallita per un problema tecnico alla canoa dei 1000 metri, e quindi vediamo se reagirà come deve. Subito una grande partenza, sono quasi tutte sulla stessa linea, Gianmarco, abbiamo già un intertempo. La Germania è 2.50, è passata nettamente in testa, ma Anastasia è subito dietro. Danio, si affacciano ai 200 metri, cosa sta accadendo in questo momento in gara? Ma Anastasia ha conquistato una posizione di prestigio perché è passata in seconda posizione. È una ragazza che ha una tenuta incredibile, ha dimostrato nei 1000 metri anche a Bratislava, essendo la sua prima esperienza su questa distanza lunga, per cui tutto fa prevedere che possa tenere bene a questa posizione e consolidare questa posizione da medaglia. Adesso vediamo un attimino gli ultimi 150 metri. Le ragazze sono appaiate, Anastasia viene veramente molto bene fuori. Gianmarco, abbiamo la Spagna a fianco che fa impressione, ma Anastasia non molla. Che finale pazzesco, Danio, sta succedendo di tutto in questa gara. Sì, no, ma infatti sta tenendo attenzione tantissimo, perché qui abbiamo i genitori che stanno morendo a fianco e non si stanno piangendo. Si alza il coro dei tifosi italiani. Danio, un finale pazzesco. Sì, non sta mollando un colpo, sta tenendo benissimo la velocità della barca, si ecco, sta facendo la medaglia. L'arrivo, siamo qui sul finale. Anastasia in seconda. Vai Ali! È seconda! Anastasia Isabella, mamma mia, Danio, che ha combinato, vice campionessa del mondo. Spettacolo di questa ragazzina giovanissima che ha saputo interpretare una gara con una freddezza. Vi inauguriamo questa edizione con il padrone di casa, il nostro cigno e trineo, Vincenzo Bendini. Grande entusiasmo per la prima delle tante meraviglie che offrirà la sesta e ricchissima edizione del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, guidato dal direttore artistico Francesco Costa e promosso dal Coro Lirico Siciliano presieduto da Alberto Munafosi Ragusa. Vincente è stata l'idea di far risuonare la magia delle note nella suggestione del paesaggio lavico, creando una connessione fra un bene immateriale, quale il canto lirico, e il sontuoso profilo del vulcano, l'uno e l'altro iscritti nel patrimonio UNESCO dell'umanità. In un teatro naturale unico, abbracciato dalle nere rocce vulcaniche e accarezzato dall'oro della ginestra, il lirico corale ha dunque regalato una performance indimenticabile per la fortissima platea, convenuta ai piedi del Teseo screpolato, capolavoro dello scultore polacco Igor Mitorai. Una scelta questa frutto di sensibilità e lungimiranza progettuale. Infatti, l'imponente statua ispirata all'eroe greco che si erge fra le sciare e Tenei con lo sguardo rivolto al Golfo di Catania, unisce e collega la pietra vulcanica al Colosseo Unito di Catania, ovvero il Teatro Antico, che ospiterà le date conclusive del festival per una celebrazione straordinaria della musica e della bellezza naturale, unendo l'arte lirica alla maestosità dell'Etna e alla storia millenaria della Sicilia. Meteo in Sicilia, mercoledì 24 luglio di Globus Television.